No, non è vero niente. Non è successo niente. L'equipaggio è stato eroico perché abbiamo aderito agli ordini che ci venivano impartiti. Non c'è stata nessuna ribellione e non è vero assolutamente niente. Tutti dicevano di non sparare e non fu sparato. Io ero in coperta, ho visto tutto, non è stato sparato un colpo, nemmeno uno. Presero le bombe e basta, nessuno sparò. E le aeree non erano a grande distanza. Se si fosse sparato, io non so se ce l'avrebbero fatta arrivare. Non è vero nulla. Chi ha detto, chi dice che sulla Roma si sono anche sparati in plancia comando, in plancia ammiraglio, tra ufficiali, nessuno lo può dire. Era una nostra specializzazione come mitraglieri di conoscere tutti i tipi di aerei, sia nazionali che internazionali. E abbiamo subito visto che erano degli aerei tedeschi che venivano su di noi. Anche eravamo indecisi, cosa sono, amici, nemici? La risposta l'abbiamo avuta subito. Alle 15.37 i primi 5 aerei tedeschi, comandati dal maggiore Jope, superano il sito di 60 gradi, cioè l'angolo rilevato tra la retta ideale del ponte e la retta che congiunge la nave all'aereo. Quella sarebbe stata la posizione ideale per sganciare bombe tradizionali. Ma i tedeschi avanzano ancora senza che accada nulla e gli italiani li considerano quindi in allontanamento. Pochi minuti dopo sono quasi sulla verticale, sul sito di 80 gradi, e sganciano sulla squadra la prima bomba. Ma si perdono ancora attimi preziosi, perché la sua coda luminosa viene scambiata prima per un segnale di riconoscimento e dopo qualche secondo è identificata per un ordigno. La prima bomba cade 50 metri a prora dell'incrociatore Eugenio di Savoia, senza provocare danni. A un certo punto si sentiva scendere un'ondata furiosa. Era l'aria che facevano i grossi proiettili che lanciavano gli aerei tedeschi. Quando gli aerei hanno sganciato le bombe, un tipo di bombe per noi nuove, perché erano bombe che scendevano e ogni secondo mandavano ricevevano una spinta da un reattore che faceva aumentare la velocità della bomba, oltre che alla velocità naturale, anche quella della spinta che riceveva. Noi si camminava su una direzione e le bombe erano dritte su di noi, se non che il comandante dà tutta la barra dritta, la nave accosta di 90 gradi, un attimo dopo davanti a me mi vedo una colonna, due, tre, quattro colonne d'acqua che salivano dal mare, una presso all'altra, e ce la siamo scampata. Solo a questo punto viene dato a tutta la flotta l'ordine di aprire il fuoco. Ma è inutile. I tedeschi sanno che i cannoni italiani possono arrivare a 5.000 metri e loro volano più alti. La seconda bomba arriva vicinissima alla poppa della corazzata Italia. Apre una piccola falla, fa saltare la centrale elettrica, ma la nave continua la sua rotta. Dopo questo attacco ci lasciano, spariscono questi aerei. Riappaiono, ma non più su di noi, ma sulle corazzate. E noi, che fiancheggiavamo la Roma, l'avevamo più o meno a 500 metri. Cercavamo di coprire, si faceva la scorta. Ore 15.42. Primo lancio sulla Roma, che è centrata tra le due torri poppiere dei cannoni da 90 mm. La bomba attraversa tutto lo scafo ed esplode sott'acqua. Si apre una falla. La velocità scende a 16 nodi.
Cade la prima bomba, mio padre perde l'equilibrio e cade. Rimane leggermente stordito, sente che la nave comincia a sbandare, però attraverso il sistema di bilanciamento di cui godeva la corazzata Roma, la nave si ripiglia e inizia una breve fase di raddrizzamento. Stavo sparato un paio di colpi o tre, capito? E ne avevano complessi da 90, erano 12, non era mica uno. Veniva fatto un fuoco di sbarramento tra la Roma, le altre due corazzate, il Vittorio Veneto e il Littorio, e più gli altri incrociatori, ma non si avvicinava neanche il diavolo, capito, là dintorno a noi. 6 tiri abbiamo fatto noi, 6 per 1. Io dopo li andati, però il signor Melanic là, che stava morendo, che di fatto è morto, ma l'ha detto diverse volte: vigliacchi, spariamo, spariamo, sparate. La nave Roma, non so se c'era l'ordine di non sparare finché non sparassero. La nave Roma, che sappia io, non ha sparato. Le altre navi sì. Poi quando hanno visto il bombardamento si sono messi a sparare, certo. Eravamo tutti in punteria, eravamo già tutti in punteria, solo aspettare il fuoco per sparare. E non c'è stato. Ore 15 e 52. Sono passati 10 minuti e arriva il secondo colpo. Quello fatale. Mentre la nave sta accostando a sinistra per sfuggire al puntamento degli aerei. L'ordigno questa volta centra la nave sul ponte a prua, accanto alla gigantesca torre sopraelevata che contiene i pezzi da 381. Le cariche di lancio della nave deflagrano, generano una pressione spaventosa che fa saltar via le 1600 tonnellate della torre come fosse il tappo di una bottiglia. Noi eravamo, non so, a 0,5 chilometro di distanza, 0,5 miglio di distanza, e da vidi saltare in aria, e più che saltare in aria, essere coperta da nuvole in fiamme di fumo, e dopo pochi minuti spaccarsi in due e affondare. La Roma non esplose, si ebbe un'enorme vampata. Quello che distrusse la nave fu il calore che sciolse praticamente tutte le strutture, ma la gran parte dei diciamo sopravvissuti non sono stati bruciati dalla fiammata, ma dalla fuoriuscita del vapore che dal fumaiolo di prora li investì completamente. Infatti gran parte di queste persone sono state lessate. Queste foto scattate dall'aereo del maggiore Iope mostrano l'agonia della nave. Ora registrata, 15:40. Appare la bomba appena sganciata. Secondo scatto. L'ordigno, diretto via radio dall'aereo, sta puntando sul suo obiettivo. Terzo scatto. È a poche centinaia di metri dalla prua della Roma. La nave accenna un'accostata a sinistra. Cerca di evitarlo. Quarto scatto. L'ordigno ha colpito e stanno per esplodere le cariche di lancio della nave. Dal baffo dell'onda notiamo che la nave è ormai ferma. Inchiodata. Dalla Roma si leva una colonna di fumo alta 1500 metri. La temperatura sale enormemente. Tutto si arroventa. Centinaia di uomini muoiono all'istante bruciati. Le esplosioni si susseguono. Chi può si getta in mare. Quasi tutti i sopravvissuti hanno ustioni gravissime. Thank you.
Lo scafo si spacca in due tronconi. Credo che sia stato miracolato per arrivare verso Poppa, dove era tutto distrutto. A Poppa c'erano morti per terra, feriti che gridavano. Una cosa che fa un orrore. Cadaveri da tutte le parti, pezzi di carne, di umane, appiccicate alle strutture della nave. Quindi sangue, persone bruciate come tizzoni, tizzoni affumicati. Io dico, scappiamo, ormai la nave è tutta piegata. Andiamo, e mi corre dietro. Io ho piedi scalzi, senza salvagente. Era rosso, la coperta era rossa. Quando arriviamo lì in mezzo, si rompono le canne dell'acqua calda, che cruso la testa, i piedi, la Madonna. Mi casco ai piedi un ragazzo della Tuga e c'aveva il salvagente. E disse, io se tu sei morto il salvagente lo prendo io. Insomma, riuscì a strappargli il salvagente, ma le mani mi si stavano rattrappendo però per via delle bruciature. Poi passò mio amico Dante, disse, Dante, dammi una mano, io ho le gambe rotte, non mi posso muovere. Invece lo tirò a dritto, che poi no, era un'altra parte. E poi passò il signor Medenich. Medenich era completamente bruciato. Allora dissi, Medenich, si metta qui vicino a me, che guardiamo se ci si salda tutte e due. E insomma, poi passò il comandante Incisa della Rocchetta, il marchese, che anche lui era dei pezzi da 90, anche lui era tutto bruciato. La nave, mano a mano che si girava da destra, il mare saliva. Venne un colpo d'onda e mi portò via. Quando sono arrivato in coperta, l'acqua già bagnava già il trincarino. Era già inclinato che bagnava il trincarino. E c'era un amico lì così. Mi dice, Brasile, io non sono tale, come faccio? Ho detto, ce l'hai il salvagente? Sì che ce l'ho. Allora metti il salvagente e vieni dentro di me. Eravamo l'acqua, era già coperta. Mi sono buttato a mare, però non mi sono più ricordato che era dietro di me. Come ho toccato l'acqua, non mi sono più ricordato. E ce n'erano tanti, ma tanti galleggiavano con la testa ciondoloni. Poi mi passò uno accanto che conoscevo e sapevo che non sapeva nuotare. E vedi, stava a galla, ma dice, senti un po', come tu fai a stare a galla, tu noti? C'è sta zitto, uno dice, c'è un morto fra le gambe. C'era una satra di salvataggio, ma era stracarica. Mi sono aggrappato un palico così, però su a bordo non potevo andare sulla satra perché c'era troppo pieno. Ho visto una nave in lontananza. Quando ero lì così, mi sono girato verso la nave. La nave oramai era già tutta sbandata. Verso le 8 la sera, sempre con un occhio solo, avvistai una motolancia che era del fuciliere. Quanto fiato avevo in gola e quanto ne tirai fuori, aiuto, sono qui. Mi sentirono fortunatamente e vennero a prendermi. Mi dissi, ragazzi, fate piano, ho le gambe rotte. Invece mi presero, boom, e buttarono, mentre poi a momenti non si poteva stare a fare tanti pianisti. L'ho vista com'era sbandata. L'avevo lasciata io, la sbandata del 30-40 gradi, l'ho vista poi capovolgersi completamente. Capovolta, e tutta quella gente che ancora pullulavano a bordo della poppa, tutti sono state tutte travolte e ormai nessuno è più si è salvato. Cioè, è stato un momento proprio brutto. Si vedeva le eliche sopra con i marinai aggrappati. E la prua dall'altra parte. È stato un coso proprio. Una volta di tanto mi giro un po' per la testa quei momenti lì. Sono le 16:10 del 9 settembre 1943. Tutto è finito. La Roma, la nave più grande che la Marina italiana abbia mai avuto, scompare negli abissi portando con sé 1391 marinai e ufficiali, l'ammiraglio Bergamini e il comandante Adone del Cima.
Non sapremo mai quali furono i pensieri che attraversarono la mente di Carlo Bergamini in quelle ore drammatiche. Certamente l'armistizio, appreso dalla radio come un cittadino qualunque. Il voltafaccia verso l'alleato di un minuto prima. Un alleato scomodo, improbabile. Il suo nemico nella grande guerra e prima ancora il nemico storico di suo padre e dei suoi avi. Ma da soldato, pur sempre un alleato. Non poteva essere il primo a sparare, ma nel caso avrebbe potuto usare i medi calibri da 152 che erano previsti anche per il tiro contraereo. Con la loro gittata avrebbero fatto un efficace sbarramento, ma la decisione di aprire il fuoco andava presa molto prima, quando i tedeschi erano a 15-20.000 metri dalla flotta. Non poteva immaginare che proprio quel giorno sarebbe stata usata una nuova arma in grado di stravolgere il modo di condurre la guerra sul mare. E poi i suoi uomini e le sue navi. Era sceso dalla Spezia in formazione perfetta, con le bandiere spiegate, senza esporre segni di resa, quasi sapesse che quella sarebbe stata l'ultima grande flotta italiana a solcare il Mediterraneo. Perché quel pomeriggio l'Italia cessa anche di essere una potenza navale. Qualche giorno dopo, tutta la marina lì, da Castelsardo sino a Sentino, era piena di cadaveri. Cadaveri, molti erano bruciati, deformati, eccetera, riconoscibili. Molti invece non ci avevano niente, sani, integri. C'erano delle piccole ferite alle gambe, eccetera, cose, molti dissanguati, perché purtroppo non sono stati soccorsi. E molti sono morti dissanguati a mare, perché la ferita non cicatrizza in acqua. Sono morti per quello, con ferite insignificanti, che bastava un punto o solo una semplice fasciatura. Sette navi si staccano dalla formazione e incrociano nella zona fino alla notte per raccogliere i naufraghi. Poi dirigono con il loro carico di moribondi e ustionati verso le isole Baleari, a Port Mahon. Torniamo a quel tragico pomeriggio del 9 settembre. Persa la Roma, il comando della flotta viene assunto dall'ammiraglio Oliva, che dirige Subona. Molti comandanti chiedono ancora di tornare su porti italiani o di autoaffondare le navi, ma lui è deciso a eseguire gli ordini del re. Alle 8.30 del 10 settembre, 120 miglia a nord di Bona, una formazione inglese intercetta le navi e le scorta fino a Malta. A un certo punto ci vennero incontro delle navi inglesi, noi alzammo la bandiera che segnalava che accettavamo le condizioni di armistizio, si staccò da bordo della nave inglese una pirobarca, loro hanno sempre queste navi ancora dell'epoca di Nelson, no? Queste imbarcazioni piccole, e vennero a bordo da noi due o tre ufficiali e 4 o 5 marinai. E naturalmente tra gli ufficiali loro e i nostri c'era una certa, come dire, una certa imbarazzo, perlomeno in fondo eravamo stati in guerra 2, 3, 4 anni, io meno, ma insomma qualcosa pesava, ecco. Io ero di guardia, scesi in batteria a un certo punto dove erano scesi i quei 4 o 5 marinai inglesi e mi trovai di fronte a un'altra scena incredibile, questi marinai inglesi, cioè il popolo, insieme ai nostri marinai italiani già stavano giocando a carte. Abbiamo incontrato la flotta inglese che ci è venuta incontro, e ci ha messo in mezzo, proprio ci ha catturato, lì è che abbiamo avuto un istinto patriottico, diciamo così. Ci hanno fermato gli ufficiali perché nel nostro primo impeto era impossibile che noi ci si dovesse arrendere così. Eisenhower e Cunningham osservano sfilare la squadra. Ike confesserà poi di aver provato davanti a quello spettacolo un vero brivido. Ma sulle navi italiane c'è ancora tensione. A bordo alcune navi ci sono state le sommosse, e me l'hanno detto parecchi marinari, ci sono state le sommosse perché non volevano andare a Malta,
non volevano andare. Dice, o ci affondiamo o andiamo a un porto neutrale. Sapete chi li ha ricevuti a Malta, la squadra navale italiana? Li ha ricevuti? Una vecchia corvetta francese l'ha ricevuta. Non è francese, ma greca. E si chiama Olga, la piccola nave che ha l'onore di scortare l'imponente formazione della Regia Marina fino alla secca della Larga Forca, dove le navi prendono fondo. In quell'isola che gli italiani, durante i 3 anni di guerra, non sono mai riusciti a prendere. A Malta siamo stati 40 giorni dove ci hanno tolto gli otturatori dei cannoni. Ci hanno disarmato praticamente. Gli equipaggi guardano con diffidenza i cineoperatori alleati che li riprendono. Non sembrano convinti che stanno lì come alleati e non come prigionieri. Le navi sono poi trasferite nella base di Taranto, che è già controllata dagli inglesi. Ma non le due gemelle della Roma, l'Italia e la Vittorio Veneto, che vengono disarmate e internate nel lago Amaro, lungo il canale di Suez. Anche Supermarina si trasferisce a Taranto e il 23 settembre De Courtin stringe con gli inglesi un gentleman agreement che prevede per gli italiani scorta ai convogli e operazioni di rifornimento. Comincia così, anche per la Regia Marina, la guerra di liberazione. Con la firma del trattato di pace, l'Italia è costretta a consegnare molte unità agli stati vincitori per riparare i danni che ha causato entrando nel conflitto. Così vanno a Francia, Russia, Grecia, Jugoslavia e Albania navi di ogni tipo, che cambiano nome. Come l'Eugenio di Savoia, l'incrociatore dove era imbarcato l'ammiraglio Oliva, che è richiesto dalla Grecia e viene ribattezzato Helly. Le due più belle sono invece destinate a Gran Bretagna e Stati Uniti. Ma loro, per un gesto d'amicizia o perché stanno già demolendo le proprie corazzate, le lasciano all'Italia. Poi, nel 51, l'Unione Sovietica chiede che i cannoni delle navi vengano tagliati e così il loro destino è segnato. Le ritroviamo in questo documentario dell'Istituto Luce girato in quegli anni. Un ragazzino, simbolo dei tempi nuovi, arriva con la sua barca in un cimitero di vecchie navi. È attratto subito dalle forme gigantesche di un relitto coperto dalla ruggine. È la corazzata Italia, la gemella della Roma, costruita a Genova dai cantieri Ansaldo. Sale a bordo. Il panorama è desolante. Tutte le strutture sono già state smantellate. I cannoni fatti a pezzi attendono la fonderia. Le vicende belliche sono lontane e della regia nave Roma restano solo i racconti dei marinai. I nostri marinai si lanciarono in acqua gridando viva la Roma, viva l'Italia. La corazzata Roma era bellissima. Aveva di armamenti speciali che io penso che nelle altre navi non c'era come precise come la Roma. Per me era la seconda casa. L'ho vista nascere e l'ho vista morire. Mio nonno praticamente se n'è andato. È semplicemente tornato sulla Roma. Questa nave, che sembrava così indistruttibile, che non c'era niente che potessi affondarla, si è fatta in due tronconi. Prima è andata a fondo la prora e poi la poppa. E qui è come se avessi perso una parte della mia vita. Avevo vent'anni. E non c'era nessuno che mi aiutava. E sono rimasto lì 4 ore, a vagare,
su questo mare. Il mare di Sardegna l'ha inghiottita e nessuno l'ha più vista da quel tragico pomeriggio di settembre. È l'unica grande nave affondata nel secolo scorso a non essere stata ancora raggiunta negli abissi. Possiamo solo immaginarla attraverso una ricostruzione videografica, con le sue dimensioni enormi, le armi coperte dalle incrostazioni e il nome ancora leggibile sulla fiancata. E tutto ciò aggiunge altro mistero alla sua storia. Una sola cosa è certa, che giace laggiù, nel blu intenso del mare di Sardegna, forse a 500 metri di profondità e a circa 16 miglia a nord di Castelsardo, con l'ammiraglio Carlo Bergamini, 1391 marinai e ufficiali, e con Adone del Cima, il loro comandante.